Bella a tutti ragazzi, Benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Matteo78, oggi siamo qui ragazzi per andare a documentare queste due persone super intelligenti ragazzi che hanno commentato nel video unboxing nuove scarpe. Adesso andiamo a vedere, molto intelligenti ragazzi queste persone, troppo alto il volume, anche no grazie. Ecco qua, andiamo subito a vedere queste due persone super intelligenti ragazzi che hanno commentato sotto questo video. Ecco qui, ci siamo quasi, Phelps RS, intanto lo saluto di nuovo. Intanto ragazzi, come avete potuto vedere, il primo commento ragazzi è Gigi Ollo, sei bravissimo, bravo, ti stimo tantissimo, sono iscritto anche al suo canale, gli ho messo un cuoricino, infatti sono anche iscritto al suo canale. Se non ci credi, eccoti qua, sono iscritto. Mi piace molto il suo canale perché gli iscritti ragazzi che mi fanno i complimenti mi iscrivo sempre ai loro canali, anche se non fanno video, ma ai loro account mi iscrivo sempre. Anche a Just With Shark ragazzi, lo salutiamo, ecco qui, 42 iscritti. Po' di tosse, e adesso arrivano i due commenti del cazzo. LOLBOOM, che bello fare scritto ricambio, bimbo minchia, fanculo, torna a studiare. Come ti ho già detto in una risposta, io questi iscritti li ho guadagnati grazie al Felix RS, che è questo mio amico che mi ha aiutato a guadagnare questi iscritti, che mi ha detto: ragazzi, andate a iscrivervi al canale di Matt78, mi ha sponsorizzato il suo canale. E i suoi iscritti sono venuti a iscriversi al mio. E alcuni dei miei iscritti si sono iscritti al suo canale. Lui ha sponsorizzato me e io giustamente ho sponsorizzato lui. Cosa dovevo fare? Non dovevo farlo? Grazie a lui ho guadagnato questi 10 iscritti in più. Ma prima di pensare mica che ne avevo chissà quanti, prima ne avevo 39, 40 al massimo, cioè oscillavo tra 38, 39 e 40, non riuscivo a superare di più di quelli. Però poi ho fatto conoscenza con Felix RS, ragazzi, che è un mio amico che poi ho visto anche a Napoli, ci ho fatto conoscenza lì. E niente, ho guadagnato questi iscritti grazie a lui, grazie a Felix RS. Giusto per farti spiegare, non vado con parole così, parole, insulti, queste cose qua. Quindi, niente di che. Anche l'altro commento del cazzo di Marco Teresi 993, che bimbo minchia, monti video col telefono e con la intro e la intro con Panzoid, bimbo minchia. E allora che problemi ci sono, scusa, se io faccio i video col telefono? Panzoid poi non la uso mai, Panzoid, non ci credi? Non ce l'ho neanche Panzoid, guarda. Queste sono le mie applicazioni scaricate: Tiger Ball, Instagram, Action Director, Samsung Music, Clash Royale, Mobizen e quattro immagini e una parola. Sono dei giochini, cose così. Io le intro me le faccio fare da mio cugino, che lui fa liceo informatico e me le faccio fare da lui. Panzoid non esiste proprio. Che poi, tra l'altro, cioè talmente che non ce l'ho, non l'ho mai usata, non so neanche cosa sia Panzoid. C'ho mio cugino che è laureato in informatica e le intro me le faccio fare da lui, quindi non c'è nessun Panzoid e io i video li registro col telefono. Ecco qua intanto tutte le schedine che si aprono e io i numeri li registro col telefono. Scusa i video, e non capisco quale sia il problema che la maggior parte degli youtuber della mia età vloggano col telefono. Gente che ha 20.000 iscritti e vlogga col telefono. Perché non vai ad insultare quelli allora? Perché devi insultare me? Dicendo, tu se monti video col telefono, fai video col telefono, e allora? Che problemi ci sono? Ci sono youtuber da 30-40 mila iscritti che usano ancora il telefono? E allora? Non capisco quale sia il problema. Ti potevi anche risparmiare queste parole, come te, Marco Teresi 993, ma anche LOLBOOM, che è quello lì che mi ha fatto un po' più incazzare, ecco. Quello di Marco Teresi un po' meno, però mi ha fatto incazzare lo stesso. Quello di LOLBOOM proprio mi ha fatto salire i nervi ragazzi. Gli ho messo dislike perché vabbè. Io non vi ho ancora segnalato ragazzi, per insulti o queste cose qui. Non vi ho ancora segnalato perché comunque siete sempre i miei iscritti, ma questa regola l'avevo detta in un video, però adesso non mi ricordo in quale, l'avevo detta che al massimo a due commenti negativi, lì poi scattava la segnalazione. Quindi
Quindi, vi dico che a un tot di segnalazione, ragazzi, ciao ciao account YouTube, vi dico che account YouTube se ne va a fanculo. Poi, una novità che mi ha detto Just With Shark è che i canali che hanno più iscritti di altri possono bloccare la... possono bloccare i canali degli altri che hanno meno iscritti. Quindi, volendo, potrei anche bloccarvi. Però io sono gentile con voi, ma voi dovete esserlo con me. Capito? Se non lo volete essere, allora vi segnalo direttamente. Però siete sempre miei iscritti e io i miei iscritti sempre ci tengo. Quindi, prossimo commento, scatta la segnalazione. Se poi continuate così, continuerò a segnalare e poi salutate il vostro account YouTube. Dopo di questo, direi, ragazzi, di chiudere qui il video, perché veramente, ragazzi, non saprei veramente come cazzo spiegarlo a questi, perché sicuramente verranno qui sotto a dire: ma stai zitto, coglione di merda, perché non capiranno mai nella vita, mai, manco se gli spieghi, non lo so. E niente, tralasciando questo discorso, ragazzi, questo è il mio ultimo video, l'hanno già visto 4 persone, ragazzi, vi ringrazio. Ovviamente quel dislike sarà sicuramente di qualche coglione, tipo uno di quei due, sicuramente. Comunque, ragazzi, ecco qua, metto mi piace da solo, ragazzi, ci ho messo un'ora a fare sto video del cazzo, ragazzi, un'ora per editarlo con Action Director, e niente, spero che questo video vi sia piaciuto, era giusto un po' un video, ragazzi, per parlare un po' di questa cosa qui, ragazzi, perché mi dà un po' fastidio quando vedo magari delle persone che rompono le palle agli altri, ragazzi, perdendo solamente tempo, perché è solo una perdita di tempo, ragazzi. Quindi non fatelo, non fatelo, che ha 2 commenti negativi poi scatta la segnalazione. Voi direte sicuramente: io non ho paura di te, non ho paura di te, però vabbè, insultate quanto volete, che ha un tot di segnalazioni, lo ripeto perché i coglioni non capiscono, lo ripeto che a un tot di segnalazioni l'account YouTube se ne va a fanculo. Non puoi mettermi piace, non puoi commentare, perché per mettermi piace ci vuole l'account. Non puoi commentare, non puoi mettermi piace, cioè puoi guardare solo i video ma non puoi mettere né mi piace né commentare. Quindi questo è il blocco dell'account YouTube, non è che vi sparisce YouTube tutta l'applicazione. Vi toglie la possibilità di mettere mi piace, non mi piace e commentare a un tot di segnalazioni. Ragazzi, questo è il video, spero vi sia piaciuto e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella. Come avete potuto vedere, questo qui non è un video neanche senza intro, perché voglio farlo uscire il più presto possibile e fargli capire, ragazzi. E anche senza musica, ragazzi, perché voglio farlo uscire veramente il più presto possibile. Niente, questo è un video, ragazzi. Volevo farvi capire questa cosa e noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi, mettete like e noi ci vediamo al prossimo video. Bella, ragazzi.